tutti friends dal vostro Super Corris, eccoci qua ragazzi, parliamo dello scandalo che si sta sviluppando per quanto riguarda le scommesse nel mondo del calcio, l'ennesimo scandalo ragazzi perché sostanzialmente è l'ennesima situazione vergognosa che noi viviamo in Italia e purtroppo non si può non notare che evidentemente l'italiano, non tutti, perché molti sono bravi a strumentalizzare le mie parole, italiano, molti italiani di base sono dei ladri dentro, sono persone ingorde che vogliono sempre ottenere di più. Questa è la problematica di base. Adesso andiamo a vedere perché. Come al solito vi invito a iscrivervi a tutti i miei canali, lasciate un like, seguitemi sui miei social. C'è la mia raccolta fondi, Super Corris and Friends, potete aiutarmi a raccogliere fondi da donare in beneficenza. Solo questa mattina mi è arrivata la tessera dell'AIRC, la tessera di affiliato AIRC, per ringraziarmi delle donazioni che abbiamo fatto. E vi dico, questa tessera è dedicata a tutti coloro che donano ogni mese per la beneficenza. Chi vuole aiutare il canale? Abbonamento, donazione, può fare quello che vuole. Date una mano al canale. Sapete che ci sono tantissime attività in futuro da sviluppare bene. E quei soldi andranno tutti là. Allora, cosa è successo? Scoppia un nuovo caso scommesse. E ci capita sempre la stessa squadra o sempre gli stessi giocatori. Il primo è stato Fagioli. Porca miseria, Nicola Fagioli, faccia pulita, ragazzetto sereno, tranquillo, giochi nella Juve, persona che si emozionava nei gol, cioè tu dici questo è un ragazzo d'oro, a vederlo da fuori ho detto questo è un ragazzo d'oro, proprio un personaggio immacolato, ci mettere la mano sul fuoco, che cazzo fai? Sei un giocatore, ma tutti, siete giocatori pluripagati, siete persone che ci avete i miliardi, grazie a Dio fate il lavoro più bello del mondo. Che fa Fagioli? Va a giocare le scommesse sui siti illegali. Viene beccato. Si autodenuncia, quindi dice sì, l'ho fatto. Così da evitare di prendere 3 anni di squalifica. E mo sono cazzi amari. Sono cazzi amari. Dispiace che la Juve dopo Pogba e il doping, e ne abbiamo parlato, perde anche Fagioli. Cioè la Juve non ha pace. Purtroppo la Juve che ha avuto già problemi nel 2006. Ragazzi, è scandaloso. Io un giocatore del genere lo prenderei, con noi non ci giochi più. Ma nessuna delle grandi squadre, io uno che ha giocato le scommesse, ragazzi, non lo farei mai giocare nella mia squadra. Perché sei un ingordo, sei un maiale, sei uno di quelli che non ti basta mai. Perché tu giochi nella Juve, sei in orbita nazionale, cioè poco più di 20 anni, nella tua carriera guadagnerai le palate di soldi. Ti serve di giocare le scommesse sui siti illegali? Tu giocatore che dovresti essere immacolato e tutto ti dovrebbe interessare tranne che scommettere sul calcio, il tuo lavoro. Quindi, già là a me mi è crollato proprio il mondo addosso, anche se non sono juventino, perché mi è dispiaciuto per la Juve, che ci capita sempre, anche quando non è colpa sua, perché Pogba non è colpa della Juve e Fagioli neanche, e quindi ripiomba sempre nella stessa situazione. Mi dispiace perché c'ha 20 anni costui, c'ha 22-23 anni, quante cazzo te, non lo so, non c'ha manco 25 anni Fagioli. E adesso là voglio che ci sia una bella sanzione, perché deve essere da monito per tutti. E ora vedrete quanto si allargherà sta cosa. Non sono solo i giocatori detti. Secondo giocatore, Sandro Tonali. Quando vi dicevo io Tonali se n'è andato dal Milan perché Tonali davanti fa la bella faccina, in realtà è una persona stronza che guarda solo i soldi. L'avevo detto io quest'estate, quando se n'è andato Tonali dal Milan. Ah, sì, che c'è un'occasione lavorativa qua là. Caso lavorativo di che? Ma perché sei povero al Milan? Vai a prendere il doppio in un club dove tu non sei nessuno. Perché Tonali nel Newcastle non è nessuno, è uno dei tanti. Al Milan eri una bandiera, decidi di lasciare il Milan da infame perché fino a un mese prima bacia la maglia quando facevano i gol, quando vincevate, te ne vai. Abbandoni la squadra che ti ha valorizzato e con cui potevi essere la bandiera, guadagnare qualcosa in meno, ma diventare veramente un personaggio incredibile all'interno del Milan. Ora che succede? Ora i soldi li guadagni, eh? Giochi le scommesse, illegali. Ma se è normale per voi una cosa del genere? Là ti dimostri il giocatore, la persona che è, credendo soprattutto di poterla fare franca. Ora con la tecnologia, ragazzi, si può trovare tutto. Voi qualsiasi cosa fate, anche se state cacando in mezzo ai terreni sotto casa mia qua, passa il drone, vi fa la fotografia e vi sangulate. Allora, dovete capire che non è facile oggi nascondere questo genere di cose. Tonali, purtroppo, è stato beccato sul fatto.
E quali sono le motivazioni di un giocatore che sei nazionale italiano, sei uno dei centrocampisti italiani più forti, sei un giocatore del Newcastle, prendi una barcazza di soldi, quasi 10 milioni di euro di ingaggio all'anno. Perché ti vai a rovinare la carriera? Perché adesso, ripeto, non è solo la pena... pure se prendi un anno di squalifica, intanto un anno non giochi. Questi fanno un danno alla nazionale perché la nazionale c'ha gli europei e tu comunque fai un danno se non giochi. Perché la nazionale ci contava su di te. Fai un danno alla nazionale. Fai un danno al club. Il club ti dovrebbe subito cacciare a calci in culo. Perché il club ti strapaga e tu, per fare il maiale, hai deciso di spendere soldi per fare una cazzata che sai che è illegale, lo sanno. Quindi, è giusta questa cosa per voi? Io penso che Tonali dovrebbe essere licenziato in seduta stante. E anche la nazionale dovrebbe dire, noi giocatori sporchi, non li vogliamo. Perché in nazionale ci deve andare chi è l'emblema della nazionale, il meglio che abbiamo in Italia, non sta gente. Nella parola di Zaniolo. Ma raga, a sto punto qualsiasi cosa accade nel mondo è capace che ci sta Zaniolo in mezzo, perché... cioè, tutte le cose più assurde ci trovi Zaniolo. Tutti i problemi del mondo, del calcio, ci trovi Zaniolo. Giocatore irrequieto, problematico, che sta sempre in mezzo alla tempesta. Ma pareva che si era un po' aggiustato. Io ho detto, speriamo che venga al Milan. Quando si parlava di Zaniolo che poteva venire al Milan, io ero felice se fosse venuto dalla Roma al Milan, perché a me piace come giocatore. Ma quello che ha fatto è l'ennesima cosa inaccettabile di un giocatore che a sto punto io penso che farà la fine di Balotelli. Perché non ha senso. Anche lui va in Inghilterra, strapagato, sei un nazionale italiano, quindi dovresti essere l'emblema della persona pulita. Vai a giocare. Però è stato il blackjack, capito? Perché sono scemi quelli che non lo vedono che non è stato il blackjack. Le scommesse sulle partite. Cioè, tu dimmi che cazzo di divertimento ci sta a scommettere sulle partite quando tu sei un giocatore. Con quei soldi tu ti puoi svagare in mille modi. Tu ogni fine allenamento puoi prendere l'apparecchio e andare a Dubai, a Roma, a New York. Sti pensa a giocare le scommesse. Sei sempre tu che fai danni su danni. Sei sempre tu che te ne vai dalla Roma in maniera burrascosa, che c'hai problemi sempre di natura personale, di natura amorevole, cioè sempre mille problemi. E ora senti, ho visto Spalletta e no, però dispiace per i ragazzi, se hanno sbagliato devono pagare. No, tu devi dire sono contento, speriamo che prendano una pena esemplare, non mi dispiace, che te vuoi dispiacere? C'è gente che si è comportata così. Ora, il quarto che ha detto Fabrizio Corone, Zaleski, come cazzo si chiama, della Roma, non ce ne frega un cazzo, ne manca Italia, però per dire, ce ne saranno altri. Io voglio capire, se lo fa un poveraccio, già è sbagliato, viene punito, è giusto che va in carcere, paga. Fanno sti giocatori, tutto muro a favore, tutti quanti, no, però può succedere, non può succedere, ragazzi, non può succedere. Questa gente io non l'accetto per niente. Come il ricco che si droga, che non riesce a gestire il successo, si droga, si ammazza, fa tali problemi. Cioè, questa gente che non ha scuse, perché non puoi giocare scommesse sapendo che è illegale. Se tu sei ricco, sono tre giocatori di tre squadre top al mondo, con tre stipendi top, nazionale italiana, Fagioli comunque era nazionale. Non lo puoi fare. Quindi già per questo, licenziamento seduta stante e basta, tu in nazionale non ci metti più i piedi. Via, possiamo fare a meno di Zaniolo, di Verratti e di Fagioli. Sta a posto. Tu in Italia non ci metti più i piedi alla nazionale. Perché come ti può guardare un tifoso dopo una situazione del genere? E il calcio italiano, ragazzi, è prodigo di queste cose. Il casino del inizio anni 80, dove pure il Milan venne coinvolto e venne retrocesso. C'ho piacere, ha fatto bene. Ha fatto bene il Milan essere retrocesso. 2006, Calciopoli. Anche là venne comunque penalizzato il Milan. La Juve in Serie B, c'ho piacere, ha sbagliato, è stata acclarata la cosa, deve andare in Serie B. E ora è quest'ultimo caso, quello di Vabbò, di Doni, di Mauri, di tutta questa gente che è successa inizio anni 2010, che poi hanno crocifisso gente che non c'entrava nulla. Beppe Signori, che è stato una bandiera dell'Italia, della Lazio, del Bologna, un giocatore eccezionale, dilaniato a mezzo social e poi si è scoperto che non aveva fatto un cazzo. Ma è bello, che immagine diamo noi al mondo, fatemi capire. Uno che oggi accende la TV e la nazionale italiana, perché segue il calcio, è una delle più seguite, e si vede la polizia dentro Coverciano e si vede quelle scene. Che cazzo di immagine diamo noi al mondo per l'ennesima volta? Il 2006 me lo ricordo, ma se fossimo è mondiale il 2006, gli italiani, la nazionale italiana a fischi venne accolti in Germania, si sa quando ne dissero, per la vergogna di Calciopoli, la gente che non voleva, manco andavamo noi. Che immagine diamo al mondo per colpa di tre deficienti?
sono tre deficienti da prendere a sberle. Tre deficienti. Che immagine ci hanno dato? Allora, questa gente... Via dai club, via dalla nazionale, devono andare a giocare in Serie C. Dopo vede se Hugo le scommesse. Perché la gente è così, non la voglio nella mia... Ma anche se Tonali lo regalano, almeno non la voglio più. E manchi in nazionale. Ciao, agli occhi.